Anche Carmagnola ha il suo car sharing. Il nuovo servizio è stato presentato venerdì 14 giugno dal sindaco Ivano Gaveglio, dall'assessore ai trasporti Alessandro Camarata e da Dimitri De Vita, consigliere delegato ai trasporti della città metropolitana di Torino, oltre che dal direttore di 5T Rossella Panero. L'iniziativa di Carmagnola si inserisce nel più ampio progetto Pascal, che ha avuto un contributo pubblico di oltre 2 milioni e mezzo di euro e coinvolge 16 comuni. Oggi siamo qui per presentare un servizio di car sharing che non è elettrico e non è neanche ibrido, è a motore termico. Però l'obiettivo fondamentale qual è? L'obiettivo fondamentale è proprio quello di superare quel vecchio concetto ormai instauratosi un po' in tutta la nazione, che è quello relativo al senso del possesso dell'autoveicolo. L'autoveicolo deve essere un qualcosa che può essere utilizzato quando serve e soprattutto non rimanere fermo quando è inutilizzato. Questo ci permette non solo un grosso risparmio, ma soprattutto di guardare ad una sostenibilità del servizio di mobilità su tutto il territorio in maniera certamente più moderna e che anela a diventare parte integrante di quello che sarà il nostro piano urbano di mobilità sostenibile. Il car sharing 5, così è stato denominato, ha la sua nuova postazione in Piazza Mazzini, a Carmagnola, nella vicinanza del Palazzo Civico. Consente di ottenere un'auto a propria disposizione per il tempo che si intende utilizzarla, per recarsi nel periodo cittadino oppure fuori città. Una volta iscritti al servizio è sufficiente prenotare via web oppure con un'apposita app l'auto nel parcheggio più vicino. Amministratori e tecnici hanno spiegato quindi la convenienza di una formula, appunto il car sharing, che consente di ridurre i costi legati al possesso di una o più auto in famiglia, elimina i costi di carburante, assicurazione e manutenzione e consente di circolare nelle aree ZTL e parcheggiare gratuitamente nelle zone blu. È stato inoltre calcolato che utilizzare il car sharing al posto dell'auto di proprietà, su una percorrenza media di 5.000 km all'anno, consente un risparmio totale sulla spesa di oltre il 30%. Dal punto di vista ambientale, va ricordato che ogni auto condivisa sostituisce in media 10 vetture private, il che permette di ridurre le emissioni nocive. Oggi Carmagnola pone l'attenzione sulla mobilità sostenibile. Con piacere e con orgoglio abbiamo inaugurato colonnine elettriche, abbiamo inaugurato il car sharing e abbiamo inaugurato un servizio di trasporto pubblico attraverso un bus elettrico. Significa che poniamo davvero l'attenzione allo spostamento delle persone senza andare a danneggiare l'ambiente. Carmagnola purtroppo è una città che soffre di polveri sottili, che soffre di inquinamento legato ad un trasporto che ci attraversa e attanaglia purtroppo le nostre vie. In questo modo cerchiamo di rispondere ad un'esigenza sentita da tutti i cittadini con soluzioni davvero innovative. Tutte le informazioni necessarie, costi compresi, sono disponibili sul web. Si riceveranno le semplici istruzioni per la convalida del proprio abbonamento e per poter iniziare a utilizzare il servizio.